Da 15 anni non conosco la verità su ciò che è davvero successo ai miei amici Ciccio e Tore. L'unica cosa che so è che sono stato accusato ingiustamente di averli uccisi e poi non è stato fatto più nulla. Ora l'unica speranza che mi resta è che la procura riapra le indagini e faccia giustizia per i miei figli. Parla Filippo Pappalardi, padre di Francesco, noto come Ciccio, e Salvatore, chiamato Tore, i due fratellini di 13 e 11 anni, scomparsi il 5 giugno 2006 a Gravina di Puglia. I loro corpi sono stati ritrovati senza vita il 25 febbraio 2008 all'interno di un pozzo situato nella Casa delle 100 Stanze, un edificio abbandonato nel centro della città. La verità su ciò che è realmente accaduto ai due fratellini è ancora avvolta nel mistero, poiché le indagini, sin dalle prime fasi, si sono erroneamente concentrate sul padre, con il quale i bambini vivevano dopo la separazione dalla madre, Rosa Carlucci, e la decisione del giudice di affidare esclusivamente i minori al padre. Nel pomeriggio del 5 giugno 2006, Ciccio e Tore si sono vestiti in modo elegante, sostenendo di dover andare a girare un film, ma non sono mai tornati a casa. La polizia li ha cercati per lungo tempo, ma senza successo. La situazione familiare, con i genitori che si accusavano reciprocamente riguardo alla responsabilità della scomparsa, è diventata il punto centrale delle indagini. La svolta è arrivata il 27 novembre 2007, quando Filippo Pappalardi è stato arrestato con l'accusa infamante di aver ucciso i suoi due figli durante una punizione che è sfuggita di mano e di aver nascosto i loro corpi nella murgia. Pappalardi ha sempre sostenuto la sua innocenza, ma le prove sembravano contro di lui, soprattutto la testimonianza di un bambino, amico dei due fratelli, che ha affermato di aver visto l'uomo rimproverare i figli in piazza mentre tenevano un palloncino arancione. Tuttavia, tre mesi dopo, un altro evento tragico ha svelato la verità. Michele Di Nardi è caduto in una cisterna nella Casa delle 100 Stanze. Quando i soccorritori hanno recuperato il bambino, hanno casualmente scoperto i corpi dei due fratellini scomparsi nello stesso pozzo, dove si trovavano dalla sera del 5 giugno 2006. L'autopsia ha rivelato che i fratellini avevano subito atroci sofferenze. Ciccio era precipitato nel pozzo e la caduta aveva causato diverse fratture. Tore era sceso nella cisterna per aiutare il fratello, ma non era riuscito a risalire. Ha vigilato su Ciccio, che è morto dopo 6 ore a causa di un'emorragia. Tore ha cercato disperatamente di arrampicarsi sulle pareti della cisterna, come dimostrano i graffi sulle pareti, ma alla fine è morto per fame e freddo dopo un'agonia durata 36 ore. Nei loro taschini, i bambini avevano ancora il palloncino arancione. La relazione medico-legale ha confermato che la causa della morte è stata un incidente accidentale, scagionando così Filippo Pappalardi. Dopo 120 giorni di detenzione ingiusta, è stato rilasciato e ha ottenuto un risarcimento di 65.000 euro per il suo errore giudiziario. Tuttavia, il caso dei fratellini Ciccio e Tore è stato nuovamente oggetto di indagini nel 2012, quando la procura di Bari ha sospettato la presenza di 5 minorenni con i fratelli quella sera. Si è ipotizzato che il gruppo sia fuggito dopo la caduta di Ciccio nel pozzo senza dare l'allarme. Tuttavia, l'indagine ha portato a una situazione di stallo e il caso è stato archiviato. Ora, il libro del generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma, e del giornalista Mauro Valentini, intitolato Ciccio e Tore, il mistero di Gravina, potrebbe dare una nuova linfa alle indagini. Valentini afferma: c'è stato un depistaggio nel caso dei due fratellini. Attraverso alcune testimonianze controverse ha orientato le indagini su Filippo Pappalardi, un padre amorevole che ha pagato il prezzo della reticenza che pervade quell'ambiente. Molti sanno, ma continuano a non parlare. Nascondono un segreto che deve essere troppo importante, visto che ha resistito anche davanti a un innocente finito ingiustamente in carcere. Nemmeno di fronte a quello sono andati a dire la verità. Ora è il momento di parlare, per ridare la dignità a un padre che è stato guardato con sospetto e per far avere giustizia a Ciccio e Tore. Spiega il generale Luciano Garofano.
Il punto forte dal quale far ripartire le indagini sono le contraddizioni nelle testimonianze e le analisi scientifiche sui reperti attraverso le nuove tecniche investigative. La certezza è che quella sera Francesco e Salvatore non erano da soli. Appare chiaro da alcuni dettagli che poteva sapere solo chi era in compagnia dei due fratellini. Ci sarebbe quindi da rivisitare tutte le testimonianze dei protagonisti di allora, cioè di tutti coloro che hanno condiviso gli ultimi momenti con i due bambini. Purtroppo all'epoca l'inchiesta ha puntato tutto su Filippo e le investigazioni scientifiche sono state fatte seguendo quella pista. Il ritrovamento di Michele Di Nardi ha segnato invece uno spartiacque, perché dopo il salvataggio del bambino, alcune testimonianze sono risultate contraddittorie e altri testimoni che invece ricordavano di aver visto Ciccio e Tore quella sera non sono stati nemmeno considerati. La prima cosa da fare, dunque, è riascoltare di nuovo le persone. Aggiunge Maria Gurrado, avvocato di Filippo Pappalardi. Ci auguriamo che la procura riapra il fascicolo, perché abbiamo insinuato una serie di dubbi anche attraverso il libro di Garofano e Valentini, in cui è stata pubblicata una relazione dettagliata, nella quale evidenziamo come ci siano incongruenze nella ricostruzione secondo cui la morte dei bambini fu un incidente. Ora aspetta ai magistrati di Bari decidere il prossimo passo nelle prossime settimane, con possibili nuove indagini in vista. Questo è quanto afferma il padre, Filippo. Mi appello ai cittadini di Gravina. Chissà parli e metta fine a questa storia. Si liberi la coscienza da un segreto che si porta dentro da troppo tempo, per me, per Ciccio e per Tore.